Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi un video diverso dal solito ragazzi, perché vi annuncerò il rallentamento considerevole sul canale ragazzi, ma non per mancanza di voglia o perché mi state antipatici voi o perché c'è qualcuno che mi rompe le palle. Perché chi mi rompe le palle, raga, mi dà solo lo sprint di continuare e fare più roba di loro e portarla meglio di loro. Però ci sono delle priorità nella vita, raga. Come ben sapete, chi mi conosce, diciamo abbastanza bene, io nella vita ho fatto parecchie cose. Nella vita ho fatto a 18 anni subito il meccanico ed è stata una passione quella più che altro. Da piccolino giravo con la minimoto, 13 anni in mezzo alla strada, raga. Ho avuto, per chi sa, per chi è della mia data, ho avuto 6 o 7 zip, 2 o 3 booster, tutti preparati. Mi piace proprio stare con le mani nei motori. Infatti mi piace fare le gare su GTA, mi piace giocare a giochi di corsa, eccetera eccetera. Ma perché vi sto facendo questo discorso? Ora ci arriviamo. Morale della favola, raga, sono 2 anni che io faccio video. Sono 2 anni che voi mi fate compagnia e ci sosteniamo a vicenda. Io sostengo voi con i glitch e voi sostenete a me guardando i miei video, e vi ringrazio parecchio, anche perché raga, questo qua è il millesimo, raga, questo è il video numero 1000. In 2 anni abbiamo fatto 1000 video. Posso dire che sono quasi tutti su GTA, forse li contiamo sulle dita di 2 mani video non inerenti a GTA, ma va bene così. Quindi voglio ringraziare per chi mi segue da sempre, per chi mi supporta da sempre, ma c'è un ma. Raga, come ben sapete, facendo questo mestiere non si guadagna un cazzo, ok? Perché se partiamo dalle visualizzazioni di YouTube, mi ci compro il caffè a fine mese e basta, le cialde, ok? Del caffè. Quindi non puoi vivere così. Allora ci buttiamo dentro le sub. Le sub, raga, c'ho 4.500 iscritti neanche. Non superiamo le 10-15 sub. Cioè sì, salgono, scendono. E finché c'era il beef, la gente si abbonava perché voleva sapere il beef. Io ho deciso di toglierlo proprio perché non mi sembrava così giusto fare spendere per forza i soldi alla gente. E allora ho pensato, magari se mi comporto in questa maniera, vedono il buonismo, si abbonano anche altre persone, perché sono Savix. Ma non è andata così. Quindi, che dire raga, avete già capito che ho questa passione di fare il meccanico da sempre. Infatti mi è capitato anche di fare un video che ho messo sul secondo canale, magari ve lo lascio in descrizione se volete andarci a dare un occhio, dove ho fatto dei lavoretti a un mezzo, cambio i braccetti, bla bla bla, eccetera eccetera. E ci sballo a fare quelle cose, mi trovo nel mio, mi piace stare con le mani sporche di grasso. Quindi ciò mi ha portato in questo ultimo anno a iniziare a cercarmi qualcosa di più serio. Perché raga, le console non si comprano da sole, gli schermi non si comprano da soli, il pad non si compra da solo. E diciamo che gli account è sempre un'incognita. Perché vendere account, c'è il mese che fai 2 pali, c'è il mese che fai 2 schiaffi. Quindi c'è... non si può andare avanti così. Morale, stamattina mi sono svegliato con una notizia bomba. Questa notizia è stata data da un amico strettissimo, che ringrazio, non c'entra un cazzo col gaming,
E niente, raga. Mi sono stato ricontattato dal mio ex datore di lavoro. Quindi vuol dire che qualcosa di buono l'ho lasciato. Perché ha bisogno di un meccanico. Io sono un meccanico praticamente finito di scooter, ma di macchine mi manca poco. Diciamo, sono un tagliandista, gommista finito. Quindi mi chiama e mi dice: sei fermo? Sì. Vieni domani. Raga, è il top. Quindi vi sto avvisando, cambieranno parecchie cose. Potrebbe succedere, raga, che non porto più glitch sul canale. Potrebbe succedere che il mio canale cambia completamente aspetto e format. Potrebbe succedere che non porto più nulla. Potrebbe succedere che sono totalmente stanco i primi periodi, che arrivo a casa e sbrandello nel letto. Potrebbero succedere talmente tante cose che non lo so neanche io. Potrebbe succedere che il secondo canale diventa un canale motoristico, quindi webcam tutti i giorni e mi registro mentre faccio i lavori. Non lo so, raga. Mi voglio solo avvisare che forse o non ci saranno più glitch di GTA. Se ci saranno è perché il team che mi sono creato mi supporta talmente tanto che me li clipperanno loro. Io magari alla sera vi porto il metodo solo montandolo, ma non penso che darò e commissionerò questa roba, perché è un lavoro clippare, fare, imbragare, è un lavoro, raga. Chi non lo fa non può capirlo. Quindi penso proprio di fermarmi per un periodo e capire se posso continuare a portare video glitch per voi, oppure cambiare format, fare uno o due video alla settimana, così siamo tutti contenti. Ma a quel punto non potrò portare glitch, raga, porterò altre robe. Quindi non lo so. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso, che mi hanno supportato e che mi hanno aiutato. Per tutti gli altri li ringrazio lo stesso, perché erano una fonte di crescita. Tutti gli insulti, tutta la gente che rompe il cazzo, mi avete aiutato a far sì che la mia pazienza diventasse più grande, cosa che io non avevo. Quindi ragazzi, bene o male questa esperienza di 2 anni mi ha portato sempre su buone strade. E niente, vedremo se continuare, come continuare o se non continuare proprio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, e alla prossima. Bella, regà, un saluto da Savix. Spadabam.